alcuni ragazzi magari non vogliono iniziare a studiare, cioè scelgono di, comunque una scelta di non voler studiare perché qualcuno, alcuni dicono no, io non voglio iniziare, non voglio, e si impuntano. Ok, penso che sia capitato a tanti genitori Sì. che ci ascoltano. Ma perché non? Perché non sono responsabili o non amano prendere dei bei voti? Certo che amano prendere dei bei voti. È che probabilmente hanno avuto in passato dei momenti di difficoltà, dei momenti anche di delusione, che mentre studiano o non riescono a fare quella cosa e si sentono stupidi, si sentono di non essere in grado di fare quella cosa lì. Oppure era troppo faticosa, si sentivano comunque inadeguati e questa sensazione si è prolungata nel tempo, comunque poi ogni volta che devo studiare mi ricordo di quell'evento in cui io non riuscivo a fare questa cosa. Oppure, per esempio, adesso si è iscritta una ragazza al corso che è in prima media. E tanti mi raccontano che i genitori che iscrivono i ragazzi a prima media che hanno fatto malissimo le elementari con questa DAD, c'è, cioè non c'è, comunque le elementari hanno studiato pochissimo, dunque arrivano alle medie veramente impreparati, già avevano pochissimi compiti. Alle medie devi iniziare a studiare e questa mamma mi fa, cioè lei non ha mai studiato. Dico, ma che voti aveva le elementari, per capire anche, perché adesso ha tutti i 5 questa ragazza, che è alquanto strano, vuol dire che cioè, c'è proprio un problema. Prima media questo. Prima media, sì, una ragazza in prima media. Faccio, ma che voti aveva in quinta elementare? Non avevamo voti, perché le maestre ci davano dei giudizi, ma non è che ci dicevano non sa fare le cose. Dunque proprio ha fatto una quarta e una quinta elementare praticamente quasi assente, e tanti mi dicono, anche se la DAD è finita da un po', che questa cosa si vede tantissimo quando vengono in prima media. Già tra le elementari e le medie c'è una grande differenza, anche se le fai in presenza. In più questa cosa che c'è stata la DAD, questa discontinuità, oppure ci sono anche delle scuole elementari dove studi poco, cioè studi però fai i compiti però a scuola, però in maniera diversa, non in maniera autonoma da solo, dunque non ti sei allenato a imparare a studiare da solo, a metterti lì, imparare a concentrarti, a imparare a iniziare a essere motivato per iniziare, cioè tutti i meccanismi che poi servono in prima media. Lei attualmente adesso studia con un tutor 2 volte a settimana, dunque in totale fa 4 ore e a tutti e 5. Infatti la mamma era arrabbiata col tutor perché il tutor gli ha detto che deve studiare più ore con me. Com'è possibile che, cioè, uno in prima media non ha nessuna diversità di apprendimento, non ha nessun problema di quoziente intellettivo e deve studiare H24 con un'altra persona? Infatti dopo si è rivolta a noi perché mi fa, questa situazione per me non la concepisco, è assurda, mi fa, la soluzione è che deve studiare tutti i pomeriggi con me. Faccio bene, in effetti non è proprio una grande No, soluzione. anche perché dopo si rende anche il rapporto successivamente. Infatti, una delle prime cose che noi cerchiamo di fare sempre per i ragazzi che studiano ancora con i genitori, cioè uno dei primissimi obiettivi è staccarsi, Sì, staccarsi, questo per lei studia staccarsi. con un tutor, Sì, ma integrato dico, ma ho ora. capito che studia con un tutor, in ogni caso staccarsi Certo. dai. Sì, con qualcun altro, certo, Non sì. subito, che non significa la Anche motivazione è subito comincia a fare le cose da sola, per lei. no? Anche perché gli ho spiegato, è molto collegato alla motivazione, cioè se io so che non ho mai studiato, immagina, ho 9, 10 anni, non ho mai studiato da sola. In prima media iniziano a darmi una quintalata di compiti. So che io 2 volte a settimana ho il tutor, cosa faccio in settimana? Non studio. Uno, perché non sono capace, non ho più pari idea da dove iniziare. Due, tanto so che domani o dopodomani ho il tutor e studio col tutor. Il problema è che sono capace a studiare col tutor, ma non sono capace a studiare da sola. Cioè, secondo me, lei quando non c'è il tutor non studia. Perché per avere tutti e 5 in tutte le materie, qui c'è un problema di base proprio, di fondo. In più si sente molto isolata dai compagni, perché è entrata in un ambiente nuovo, cioè secondo me, qual è il problema? È che se dopo tu non riesci neanche a ottenere buoni risultati, ti senti diversa, ti senti strana, ti senti che non sei uguale agli altri e entri in un vortice anche di emozioni negative dove non è che sei tanto invogliata al cambiamento. Poi Insomma, succede. c'è questa
nuova sfida. Eh sì, poi succede che alcuni ragazzi fanno così, non studiano con tutor per tutto il periodo delle medie, e non imparano a studiare da solo, perché non sempre, chiaramente, non sempre, però tante volte la cosa che succede è che quando io studio insieme ad un'altra persona, in realtà è l'altra persona che fa delle cose per me, quindi un conto i compiti fatti sul quaderno, un conto io ho capito quello che abbiamo fatto, ho fatto i miei passaggi logici, ho memorizzato, ho elaborato un testo di studio, sono stato io ad acquisire queste informazioni, un conto è qualcun altro l'ha fatto per me, che molto spesso succede questo, no? Mi adagio un po' al fatto che ho una persona di fianco e quindi un po' mi rilasso, no? Ah, sì, non ho capito, non vedo neanche questa cosa qui in atto di capire, di voler superare questa cosa qui. Finisco questo ragionamento, poi ti passo la parola. Ah. E dopo cosa succede? Che magari alcuni, io ho dei ragazzi che non tantissimi per fortuna, ma ci sono, qualcuno ha avuto delle diversità nell'apprendimento, qualcuno no, però comunque anche con delle diversità di apprendimento, chiaramente ci sono le situazioni dove effettivamente hanno bisogno di essere affiancati, però comunque abbiamo tantissimi ragazzi dislessici, discalcoli, distutto, anche distutto insieme, che comunque riescono ad arrangiarsi anche da soli, con più fatica, con più difficoltà, ma ce la fanno. Comunque, alcune volte mi è capitato di incontrare ragazze alle superiori, che poi cosa succede? Poi quando arrivano alle superiori non hanno imparato a studiare da sole, non hanno un metodo di studio, chiaramente, perché non ce li hanno, non hanno imparato neanche a studiare da sole, ma neanche a mettersi lì a fare delle cose da sole, però il fatto è che arrivando poi alle superiori non vogliono più essere affiancati, perché naturalmente nel gioco entra la crescita, ormai sono grande, da una parte o voglio essere grande, ma nello stesso momento sono come se fosse un bambino piccolo che deve essere sempre affiancato da qualcuno, quindi figuratevi, nel gioco entrano tantissime cose che vanno anche dentro di loro, no? A scontrarsi, e quindi non stanno bene, poi tutte queste cose qui influenzano anche sull'autostima, e quindi diventa un po' più difficile a lavorare su questa cosa, perché da una parte vorrei fare le cose da solo perché comunque ho bisogno di sentirmi grande, ho bisogno, non perché voglio, ma perché ho veramente bisogno di sentirmi che io posso farcela da solo. Dall'altra parte ho paura di non riuscirci a fare. E quindi bisogna stare comunque attenti a queste cose, perché dopo influenzano molto. Dopo, vabbè, poi ci sono alcuni ragazzi, magari delle superiori, che hanno bisogno di aiuto in qualche materia, non so, fisica, piuttosto che latino. Chi fa latino, con latino. E lì, vabbè, lì ci sta, perché la materia è diversa, insomma, un po' di ripetizione all'inizio, ma proprio per la parte della comprensione. Però, sai, se io arrivo alle superiori e non capisco un qualcosa, o magari in passato ho avuto delle lacune in matematica, devo recuperare qualcosa, ok. Se invece devo fare i compiti sempre con qualcuno, o studiare per forza, se no da solo poi non lo faccio. Esatto, poi ci si trascina il problema, che invece prima si risolve meglio è, perché come dicevi tu ha poi un impatto sulla mia identità, su quello che penso di me, sulla mia autostima, e negli anni si consolida, perché a volte i bambini piccoli cosa fanno quando sono abituati a studiare con qualcuno? Leggono superficialmente, non dando tanta energia, tanto impegno, dicono non ho capito, perché... Mamma, non ho capito. Mamma. Legge più volte, comprende la mamma, poi ritraduce con delle parole comprensibili per il bambino, sì. E lei senza fatica dice, adesso ho capito. Certo. Sai che qui mi viene in mente tantissimo, quando si parla dei genitori, soprattutto se avete dei figli elementari, ricordatevi sempre di inserire subito una delle regole più importanti, è essere disponibile, non essere a disposizione, veramente, veramente importante anche per la crescita, soprattutto per la crescita dei vostri ragazzi, perché se loro sanno che voi siete a disposizione anche per spiegare, per esempio, delle cose, ma è normale, cioè, ma perché io devo impegnarmi di più? Perché devo fare quello sforzo in più? Tanto poi, se non ho capito, tanto comunque ci sarà la mamma o qualcun altro che me lo spiega, che me lo legge, che mi dice delle cose. A volte hanno bisogno anche di arrivare a un punto da proprio non riuscire a fare delle cose e andare anche a scuola impreparati, dove nessuno lì, tipo ieri sera mi ha scritto, un ragazzo nuovo che si è appena iscritto, che si è appena iscritto al corso questa settimana, terza superiore mi sembra, mi dice, Irina, ho appena saputo che domani ho una... interrogazione, ho appena scoperto che domani ho un'interrogazione e cosa posso fare. Ma io vedo il messaggio, ok, ma non gli rispondo subito, le ho risposto dopo un po', le dico spera e prega,
numero uno. Ho detto, prima di tutto, naturalmente, cosa vuol dire che hai saputo adesso che domani hai un'interrogazione? Cioè, capite, già lì in partenza c'è qualcosa, probabilmente non ci si è organizzato, come è possibile, perché hai scoperto soltanto adesso? Perché prenditi le tue responsabilità, le ho detto, no? La cosa che puoi fare in questo momento, vabbè, le ho dato qualche suggerimento su come si poteva prepararsi in pochissimo tempo. L'obiettivo, naturalmente, la prossima volta è analizzare con lui questa situazione, capire perché sono arrivata a questo punto e cosa posso fare per la prossima volta per non arrivare. Intanto qualche suggerimento glielo ho dato, ovviamente. Però anche qui, capite, non essere a disposizione, quindi io non studio, arrivo all'ultimo minuto, scrivo a Irina o a Fabio o ad Anna, aiutami a studiare adesso urgentemente alle 9 di sera. No, ti prendi le tue responsabilità, ma non perché sono cattiva o non voglio aiutarti, non è questo il concetto, è proprio perché io voglio di aiutarti, proprio per questo. Dopo, vabbè, nel suo caso non era una questione, poi alcune volte mi scrivono magari ragazzi che hanno delle difficoltà della gestione delle emozioni, lì è diverso, chiaramente un po' diverso, perché non sempre riescono a rendersi conto del discorso emotivo prima e quindi poi l'ansia cresce la sera e lì ci sentiamo subito. Se invece non hai pianificato, non hai pianificato tutto, cioè, è giusto che sei in ansia, io lo dico ai ragazzi. No, vabbè, ma non era neanche in ansia, in realtà era anche tranquillo. No, a volte i miei ragazzi cosa dicono, faccio? Secondo te? I miei bambini invece a volte mi dicono, non so, ma io ho l'ansia quando non ho studiato. È giusto che c'hai l'ansia se non hai studiato, è normale, devi avere paura se non hai studiato, perché sennò non hai proprio una coscienza. Io non toglierò la vostra paura dell'interrogazione se non avete studiato, devi averla. Infatti, ieri mi ha fatto ridere un sacco un ragazzo che in primo o in secondo superiore, abbiamo fatto un esercizio molto bello, ve lo consiglio da fare a voi stessi o anche farlo fare ai vostri ragazzi ogni tanto, darci il feedback a noi stessi, no? Quindi la prima cosa è mi dico tutte le cose che io sto facendo bene oppure sto migliorando in questo periodo, no? E proprio anche dei dettagli più piccoli, non so, mi sento più attenta durante le lezioni di inglese, sto prendendo gli appunti di matematica, ho sistemato i miei libri, ho provato a fare degli esercizi in più di inglese, eccetera, eccetera. Insomma, fare un bel elenco di tutte le cose che sto migliorando. Non sto parlando dei voti, ecco. Questa è una cosa molto importante perché tanti si fissano sul discorso voto, no? Cioè il voto in sé che non sto ancora prendendo le sufficienze, ma non è questo il concetto, proprio le cose che sto migliorando oggettivamente. Poi scelgo una cosa che io posso migliorare e poi scrivo anche come faccio a migliorare questa cosa. Se ho le soluzioni da solo bene, se non ho le soluzioni chiedo di darmi una mano a qualcuno che potrebbe avere queste soluzioni. Un ragazzo ieri ha detto, in questo periodo mi sento molto più tranquillo, sono più attento, riesco a studiare meglio, sto facendo, mi ricordo, ha detto un sacco di cose, veramente un bel elenco delle cose che sta migliorando. Dico ok, aspetta un attimo, qui bisogna anche capire, oltre a passare alla fase successiva, cos'è che vorresti ancora migliorare di più. Dico, secondo te, cos'è che hai fatto di diverso in questo periodo per riuscire ad ottenere questi risultati e per riuscire a sentirti così? Cioè, qual è la cosa che hai fatto di diverso? Beh, io in effetti ho studiato, sai? Quindi mi stai dicendo che studiare ti porta risultati? Sì. Certo, Erika.